Al Conservatorio Martucci, la panchina rossa no alla violenza sulle donne. Beh, rispetto a questi eventi drammatici che si verificano in Italia, veramente decine e decine, il Conservatorio non poteva essere inerte. Questa panchina rossa può comportare dei benefici ancor più di una legislazione stringente, di norme rigorose. Perché? Perché con la panchina rossa a migliaia di studenti si fa capire il simbolo. Il problema della violenza, segnatamente della violenza sulle donne, va indagato da un lato dal punto di vista strettamente scientifico, sociologico. Bisogna capire le componenti plurali, che sono sia di ordine storico che di ordine antropologico. Bisogna capirle per poi poterle combattere e eventualmente neutralizzare. È un momento importante ricordare, nonostante il periodo di difficoltà che stiamo attraversando, che il problema della violenza sulle donne deve essere sempre tenuto in considerazione, anche attraverso atti simbolici come quello di oggi, dell'inaugurazione di questa panchina rossa, che il nostro direttore Maffia ha fortemente voluto, perché è sempre stato molto sensibile su questo. Siamo onorati di essere presenti all'inaugurazione della panchina rossa presso il Conservatorio. La panchina rossa è un simbolo per sensibilizzare i giovani. E da qui si parte dai giovani, dalla sensibilizzazione, dall'emotività giovanile proiettata al rispetto dell'altro. Il CIF, il Centro Ascolto Donna, si muove in tal senso, nelle scuole, presso le istituzioni, proprio con attività di sensibilizzazione. È a disposizione dei giovani, abbiamo anche un progetto, e cioè chi non ha il coraggio di recarsi presso il CAV per essere aiutato in caso di violenza, ha la possibilità di usufruire della chatbot presente sulla pagina ufficiale del Comune, in basso a sinistra, è una piccola icona rossa con il volto di una donna. Lì si può cliccare, i ragazzi possono cliccare e avere tutte le informazioni per quanto riguarda l'aiuto in caso di emergenza per azioni di violenza.